È arrivato il pacco. Stavo per dire IKEA. No, stavo guardando il sito dell'IKEA, per cui mi stava venendo da dire IKEA. No, è arrivato il pacco Zoo Plus. E ho preso un po' di cosine per i gatti e quindi Pepe non vede l'ora che io lo apra. È qua che aspetta, eh. Ho messo il telefono a registrare su Palm, fa da cuscino per iPhone. Questa volta ho fatto un ordine un po' più consistente, nel senso che ho uno scatolone enorme. Ho preso questa cuccia a nicchia perché era in saldo, cioè era scontata, e l'ho pagata 19,90, una cosa del genere. Momento, entro io o no, entro io, cioè Pepe è sempre davanti a tutto e a tutti, e poi Tapanna voleva entrare, ma purtroppo non ce l'ha fatta questa volta. E devo dire che piace molto, soprattutto a Pepe, perché anche a Panna piacerebbe, però Pepe non la lascia entrare. È molto territoriale, cioè è tutto suo, e quindi purtroppo è di carattere così, come i genitori. E niente. Ecco qua, ho preso il ricambio per il giochino perché l'hanno distrutto praticamente. L'ho girato e rigirato su tutti e due i lati, ma ormai era distrutto. Ogni giorno trovavo per casa i pezzi, per cui poi tante volte lo trovavo addirittura staccato. E quindi ho deciso di comprarlo nuovo. Costa 5,99 euro nuovo il ricambio, che è carta. Alla fine non è niente di che, è cartone. Però insomma. Da nuovo fa la sua figura e a Panna piace tantissimo. Ho preso anche la paletta di riserva grigia. Mi dispiace che non c'era rosa, c'era solo grigia di questa tipologia. Poi degli snack in omaggio. Poi c'era il frontline perché costa qualche euro in meno. Il tappetino per le ciotole, l'ho già messo in posizione. Molto bello. Poi cosa c'era? Cerca, cerca nella scatola. Pappa per gatti. Quindi adesso vedrete una serie di pappe per gatti, per gattini. Ho preso anche i cuscinetti perché a Pepe piace tantissimo. A Panna piacevano tantissimo, ma non gli interessano proprio più. E invece Pepe diventa matto, state a guardare. Preso invece delle ciotole, ecco, una base con le ciotole che si possono togliere perché Pepe rovescia sempre l'acqua, e quindi ho deciso di comprare questo, visto che qua da me non lo trovo, un aggeggio del genere, e niente, le ho già lavate, le ho già messe lì per terra e vanno da Dio. È riuscito a leccare tutta la pappa anche se hanno i bordini non tondi, molto belle come ciotole.
poi ho preso un giochino, eccolo qua. Qui c'è un cacciavite dato in dotazione con le due punte diverse. E adesso via al montaggio del giochino. Qui vi do un consiglio: prima, se prendete un giochino del genere, prima con una vite fate i buchi a tutte le zampe, perché veramente sono diventata matta, e poi passate a mettere il piedistallo e le viti, perché i buchi non sono formati benissimo, per cui le viti non entrano bene e quindi bisogna dargli prima la forma. Questo è tutto l'ordine, io vi aspetto al prossimo video.